Google entra nella lotta per l'intelligenza artificiale. Grandi sorprese in arrivo. Buongiorno e bentornati al Caffettino Podcast. Sono Mario Moroni e qui oggi davanti alla macchinetta del caffè virtuale. Come faccio ogni giorno, 7 su 7, 365 puntate l'anno. Chiacchieriamo su una news, cerchiamo di non perdere l'unica importante della giornata sul mondo dell'innovazione. Come sapete però ogni sabato ospito un personaggio utile per la nostra discussione e oggi parliamo di Google e di intelligenza artificiale. Si è conclusa da poche ore la annuale conferenza di Mountain View, che di norma è l'occasione per mostrare, per far vedere, per descrivere le novità di Google. Bene, quest'anno è sicuramente l'anno dell'intelligenza artificiale ed è forse la prima volta in cui Google, in questa edizione 2023, lancia la propria comunicazione hardware, software sul mondo dell'intelligenza artificiale. Non potevo non chiedere all'amico Giorgio Taverniti di venirmi a dare la sua opinione su questo cambio di passo di Google. Chiaramente è uno dei fondatori di WMF e ci vedremo lì, e anche uno dei founder di Search On Media Group. E allora Giorgio, come funziona questa nuova Google che si lancia finalmente nell'intelligenza artificiale? Allora, la cosa più incredibile, quella che mi ha colpito tantissimo, è io non ricordo un evento con così tante citazioni di partnership. Non a memoria, vedere l'amministratore delegato di Google, Sundar Pichai, e tutti gli altri cominciare a dire e c'è la partnership con Apple, e c'è Samsung, e c'è Adobe, e c'è Nvidia, GitLab. Ho detto, ma che cavolo sta succedendo? Cioè, come è possibile questa cosa? Quindi questa è la prima cosa che mi ha colpito. Perché questa cosa è interessante? Perché le partnership e anche poi l'applicazione già di aziende che stanno utilizzando i sistemi di Google, come per esempio Canva, che ha fatto con Palm il suo generatore di immagini, la Deutsche Bank che si è fatto il suo chatbot, è alla base di tutto quello che un po' sto raccontando da tanto tempo, ovvero che a Google non interessa fare il metaverso, a Google interessa fare la piattaforma dove si baseranno tutti gli altri metaversi. È stato sempre così, non è mai arrivato primo, la search è arrivato dopo, l'advertising è arrivato dopo, sui video è arrivato dopo, nella parte del software per quanto riguarda il sistema operativo dei telefoni è arrivato dopo Android, è tutto arrivato dopo. Ma che cos'è che ha fatto Google? Ha creato un ecosistema dove tu puoi andare a fare delle cose. Quindi se noi andiamo a vedere un po' quello che ha fatto con Android, se non ci fosse stata Google avevamo magari solo come sistema operativo Apple, che è chiuso per esempio, o tutti sì, frammentati, no? E invece abbiamo Android. Ecco, Google sta costruendo l'Android dell'AI, sta creando questa piattaforma del futuro di internet, perché sarà così, dove qualsiasi sostanzialmente applicazione che verrà creata con l'intelligenza, con metodi di AI, sarà basata sui sistemi di Google. Questa è la visione, almeno. La visione mi sembra assolutamente da Google, e forse l'errore che facciamo a noi osservatori o una parte di noi è cominciare a ragionare per scatole chiuse, no? Cioè, intelligenza artificiale, così la chiamiamo, è OpenAI con ChatGPT, basta, no? Oppure sì, Tutto quello si aggancia lì. In realtà poi quando si muove Google, io ho detto, no, aspetta, chiediamo a Giorgio perché, come, quali sono le cose, delle mille cose che ha proposto Google interessanti, e se c'è veramente un cambio di passo. C'è un cambio di passo molto importante per tutto il settore delle AI. Ricordiamo che Google non è l'ultima arrivata, giusto per cultura, quella T di ChatGPT è il transformer che Google ha rilasciato in modalità open source. Cioè il modello, come si muove Google, è facciamo le cose ma le facciamo per tutti, non è il modello facciamo le cose e le facciamo per noi. La questione che le persone dicono, sì, ci sono le API che puoi chiamare da Google e ci sono le API che puoi chiamare per ChatGPT, non è la stessa cosa, nel senso che sì, sono le API ed è quello l'accesso, ma Google ieri ha lanciato un sistema molto più potente delle singole API, che è proprio la piattaforma, ovvero se tu, Mario Moroni, ti vuoi creare il tuo ChatGPT basato sui video che hai creato, i podcast che hai creato, oggi per farlo ti serve una competenza molto elevata, come serve a te, serve a me, serve a tutto il mondo. Quello che ha creato Google è un'altra cosa, è la possibilità di fare questa cosa con pochi click, con una facilità molto più accessibile. L'accessibilità è una rivoluzione in un settore come l'intelligenza artificiale. Se
l'intelligenza artificiale deve essere per tutti, deve essere accessibile. E poi, ovvio, i costi sono un tema molto importante, però se tu ti vuoi fare il tuo ChatGPT, te lo puoi fare, il tuo ChatGPT, non usare l'API, ovvero puoi fare il training sui tuoi dati, che resteranno tuoi, Google non li vede quei dati là, però ti puoi fare il training. Non solo ti puoi fare il training, ma c'è anche il reinforcement, ovvero il feedback umano, lo puoi fare tu. E inoltre puoi sfruttare la sua infrastruttura in cloud, quindi scalare da quel punto di vista, e la cosa più incredibile, hai a disposizione i modelli di intelligenza artificiale che Google mette a disposizione, che non è solo il modello testuale, ma ce ne sono tantissimi, dalle generazioni di immagini al text to speech, probabilmente arriverà quello dei video, c'è quello della musica, è un mondo totalmente, c'è proprio un altro passo, un'altra visione. Certo, per semplificare, API sono, diciamo, dei codici che ti servono per collegarti, delle chiamate di codice che ti servono per collegarti a una struttura, invece in questo caso è ancora più semplice e si può partire ed essere indipendenti, che è una parola chiave di Google spesso, questa indipendenza. Tra l'altro questa settimana abbiamo affrontato anche il tema con Four Voices, con un influencer di Snapchat che ha creato la sua se stessa in vendita a $1 al mese, e anche lì è $1 al giorno, anche lì il punto è sempre sulle possibilità, quindi stiamo proprio aprendo un nuovo mondo e Google forse vuole appunto giocare la parte dell'open source anche in questo caso, e quindi permettere ad altre aziende di fare cose, anche e soprattutto le startup. Assolutamente è così, da un punto di vista, anche per esempio dicevi le startup, no? La questione è davvero questa, cioè la possibilità di fare per esempio impresa nel settore dell'intelligenza artificiale. È una questione anche da un punto di vista di distribuzione di quella che può essere la creatività che noi abbiamo come esseri umani, perché una cosa è essere limitati e un'altra dare la possibilità di farlo a tutti. Per esempio, uno dei modelli di Palm, perché la cosa bella che Google ha mostrato è che questo modello Palm 2, chiamato così, che per dirla è un po' la stessa cosa di GPT-4 come tipologia di visione di persone che non conoscono, diciamo, certo, l'AI, è l'ultima evoluzione. Ce ne sarà un'altra che stanno lavorando che si chiama Gemini, ma la cosa che già abbiamo visto, al di là della potenza, perché anche il CEO di OpenAI ha detto non importa quanto è grande il modello, non è questo, è come facciamo a portarlo nella prossima generazione, non è quanto è grande, ci sono delle cose che mancano. Una delle cose che mancano a questi modelli è la memoria, per esempio. E Google sta lavorando su questo. Sappiamo che è un grandissimo centro di ricerca, non dico che arriverà il primo, però sappiamo dove sta puntando. E Palm 2 ha fatto il training per cose specifiche. Ci sono 4 modelli di Palm 2 che Google ha quello nel settore del medicale, ha quello nella sicurezza del codice, ha quello del codice, programma in 20 linguaggi, ha fatto un training specifico, perché la questione è che noi ci siamo concentrati molto sull'AI generativa in questi ultimi mesi, ma l'intelligenza artificiale non è l'AI generativa, è un mondo incredibilmente vasto. Infatti i primi esempi che Google ha mostrato erano dedicati al settore della salute, ha mostrato l'applicazione nella questione del cancro, ha mostrato l'applicazione nel riconoscere le radiografie e poterle commentare a chi fa quel tipo di lavoro. Quindi la questione che noi stiamo affrontando oggi è come l'umanità può applicare l'intelligenza artificiale e può farlo su larga scala. Mi sembra che sia il punto centrale, non tanto l'AI generativa, che è super interessante, certo, super affascinante, però è una parte un po' più piccola rispetto a tutto quello che si può fare. Diciamo così, siamo nel 1997 e io e Giorgio, con qualche chilo e qualche età in meno, stiamo creando il nostro sito web, pubblicando le pagine HTML tramite FTP, mettendoci anni. Ecco, qualcuno ci sta dicendo, guarda che non è questo il web, cioè è l'inizio, ma è una piccolissima parte, è la cosa che probabilmente vedi di più, ma internet sarà una grande altra cosa. Ecco, la domanda che ti faccio, Giorgio, è se, insomma, come quei noi di qualche anno fa, probabilmente siamo inconsapevoli di fake news, controinformazione che arriverà sui social negli anni successivi, eccetera, per intelligenza artificiale.
siamo totalmente inconsapevoli e incapaci di prevedere quello che sta per arrivare, quindi non ci sono previsioni che tengono. Però, per esempio, vediamo alcune cose che vengono realizzate. Google ha iniziato a, quando il suo sistema di intelligenza, il suo modello di intelligenza artificiale crea un'immagine, gli mette un watermark, okay, che non vedi ma è riconoscibile, quindi tu, okay, sai, e lui lo riconosce, che è stato generato con l'intelligenza artificiale. Non solo, sta dando la possibilità di mettere i metadati, quindi di avere la possibilità che tu hai creato un'immagine con Midjourney, di mettere che è stata fatta con Midjourney e lui la riconosce, per esempio. È un passo importante questo. Addirittura nella ricerca per le immagini sta inserendo il box informazioni su questa immagine, dove tu puoi vedere quando è stata la prima volta che è stata pubblicata su internet. Wow. Qui vediamo la direzione. Io so che ci sono tante persone che dicono: ma come, ma Google, ma basta, ma il monopolio. Lo so, ed è nel senso capisco la faccenda, ma quando un'azienda parla di responsabilità, mette questa parola al centro e poi ti mostra anche queste cose, dici un attimo, cavolo, però stanno facendo effettivamente anche qualcos'altro. Tutte le altre non lo stanno facendo, quindi non riesco a capire tanto questa mentalità di scontro in questo momento. In questo momento siamo probabilmente alla fine, come sto definendo io in questi giorni, alla fine dell'era dei social media, all'inizio di una nuova era, ma tutto questo e altro era stato già previsto dalla palla di cristallo di Giorgio con Google Liquido verso una nuova internet che, ragazzi, leggetelo, cioè veramente, perché è veramente interessante. Siamo proprio a questa liquidità e a me, da un certo punto di vista, viene da interrogarmi su quanto noi possiamo ancora dare a questa nuova internet, perché in effetti la singolaritudine, il fatto di non riuscire a capire dove va, è un po' la cosa che mi fa sentire più inquieto. Però so che ci siamo e qui bisogna chiacchierare, bisogna approfondire. Confermo, bisogna sicuramente fare divulgazione, parlarne il più possibile e tentare comunque di trattare queste tematiche, anche perché l'internet che verrà non è di nostra proprietà, come non lo è mai stata, ma non saremo noi i protagonisti della prossima internet, sicuro. E quindi bisogna che però ci sia anche una presa di responsabilità nostra nel dire: ok, va bene, ma cosa lasciamo poi a chi verrà dopo, no? Certo. Cosa gli insegniamo? Cosa possiamo ancora dare? La nostra responsabilità. Giorgio, ci vediamo a WMF 15, 16, 17 sì. giugno Rimini. Io ci sono, 24 ore in diretta, 8 ore al giorno. Passa di lì, mi raccomando. Grande. Passerò e faremo un'altra intervista su cosa è successo in quest'ultimo mese sull'AI. Grazie mille. A te, ciao Mario. Questo è il Caffettino Podcast e io sono Mario Moroni con Giorgio e tutti gli altri ospiti ogni sabato, ma anche tutta la settimana, dal lunedì al sabato, con il riepilogone della domenica e tutte le news tech che non ti puoi perdere del mondo dell'innovazione. Noi ci sentiamo domani mattina, mi raccomando, prenotati per La fine dei social, il mio nuovo libro, sul mio sito, e poi noi ci sentiamo su Telegram. Fate i bravi, mangiate le verdure, a domani col podcast.